Benvenuti a chi ci sta seguendo sulla pagina Facebook Basket Time Out, nuovo appuntamento con la rubrica Le interviste di Basket Time Out. Oggi onore e piacere di avere Sabrina Cinili, ala della Famila Schio e soprattutto della Nazionale Italiana. Sabrina, grazie di esserci. Ciao, grazie, grazie per l'invito, mi fa molto piacere. Allora, ne abbiamo discusso un po' fuori onda, ovviamente. Non si tratta di basket, però vogliamo incominciare questa intervista con un ricordo di Gigi Proietti, essendo tu romana. Cosa ti ricorda o comunque cosa ti emoziona nel vedere la figura di Gigi Proietti? Sicuramente è una cosa triste di cui sono venuta a conoscenza questa mattina, la mancanza di Gigi, però è stato. Da giovane per me è stato proprio un idolo, no? Del sorriso, fondamentalmente, perché Gigi, anche se non conosco proprio tutta la sua carriera, eccetera, ogni volta che appariva in televisione, comunque lo incrociavo da qualche parte, anche su internet, così, mi regalava sempre un sorriso. Questa è stata una cosa bellissima, comunque, che non è poi così facile, non è da tutti. Assolutamente. E purtroppo questo è un anno appunto particolare, dato che è condizionato dal Covid. Come stai vivendo questa stagione? E voglio dire, tra l'altro ci ha pensato Coach Messina stamattina a fornirmi quest'assist, perché io ti volevo proprio paragonare le due competizioni dell'Eurolega, dato che al maschile non hanno, diciamo, tenuto presente di queste difficoltà e hanno voluto continuare a fare la stagione da regular season da 30 partite, mentre invece al femminile si era deciso di optare per delle, diciamo, mini bolle da quattro squadre e poi una ulteriore bolla per la Final Four finale. E questo ovviamente, diciamo, era anche per cercare di tutelare la salute delle giocatrici. E cosa che al maschile non tanto si è pensato da questo punto di vista. Sì, sicuramente dal punto di vista nostro c'è la felicità di poter giocare intanto l'Eurolega perché in questa situazione non si sa neanche se sarebbe stata una cosa possibile. Certo. La bolla è stata decisamente un'idea che abbiamo apprezzato, anche perché comunque è per la nostra salvaguardia e anche quelle delle nostre compagne, di tutte le persone che ci sono intorno, anche perché per quanto noi possiamo pensare, comunque cercare di rimanere isolate. Comunque veniamo a contatto anche con familiari, eccetera, quindi noi non la viviamo benissimo questa situazione, perché comunque in campo sono sempre altre 20 persone con cui andiamo a Certo. contatto. E per l'Eurolega, sì, sarà questa bolla, sicuramente non sarà una cosa facile, perché giocare delle partite così tutte ravvicinate, così importanti, senza poterle preparare poi nella maniera giusta, eccetera. Sicuramente inciderà sul risultato delle partite, però saremo tutti nella stessa situazione, quindi vedremo una volta che siamo lì cosa succederà. Però alla fine della situazione comunque siamo tutti contenti di poter almeno giocarle Certo, queste partite. Sì. diciamo che rispetto a qualche mese fa, dove non si sapeva come si sarebbe ripreso, se si sarebbe potuto giocare, adesso almeno qualche linea guida in più c'è, anche se forse è stata un po' sottovalutata poi questa seconda ondata. Tu però nella tua carriera sei stata abituata a viaggiare, da giovanissima hai già fatto esperienze all'estero in Turchia e in Spagna. Però voglio ritornare un po' al 2008, quando ti è stata offerta la borsa di studio alla Northwestern University, che hai, diciamo, gentilmente rifiutato. Esatto. Perché? Perché, visto che adesso invece contro tendenza, tantissimi ragazzi stanno provando ad andare negli Stati Uniti per formarsi, per studiare. Perché Certo, questo tuo rifiuto? ma sì, in realtà diciamo che è partito dai miei genitori, perché comunque ai tempi non era una cosa molto
sicura, o comunque non si sentiva quella sicurezza che c'è tuttora, che si è attraverso magari il telefono, Skype, tutti i modi per cui Certo. si può anche viaggiare e tornare in 2 giorni dall'America. Insomma, non era proprio così, non era così vicina la realtà americana rispetto a come lo è oggi. L'inglese è la prima cosa che mi ha fermato in primis, anche perché all'epoca non conoscevo abbastanza l'inglese, ma proprio l'idea del college non avevo neanche idea di che cosa fosse. Quindi è pazzesca questa cosa, perché io invece oggi, nei camp di cui ti avevo parlato prima, che Sì. adesso sto portando avanti durante l'estate, spingo proprio le ragazze a conoscere più che altro la realtà americana, che comunque è un punto di vista totalmente diverso ed è pazzesco. Secondo me, Certo. per chi è interessato a fare un'esperienza del genere, potrebbe essere davvero una bella esperienza di vita, perché io la chiamo esperienza di vita, non tanto di basket solamente, perché comunque andare a vivere in un college dove da un giorno all'altro diventi indipendente, perché sei lì da solo, con però un background di persone che ti seguono e tutto organizzato, è un mondo diverso che qui in Italia abbiamo veramente difficoltà a Sì. trovare. Quindi è pazzesco, in realtà è uno dei più grandi rimpianti che ho, sono onesta. Esperienze però vissute le hai vissute appunto in Turchia e in Spagna, Sì. anche lì come ti è sembrato la vita e soprattutto il basket di quei paesi? Allora, la voglia di andare via, di esplorare, eccetera, questa ce l'ho sempre avuta, quindi anche per esempio in America non ho mai avuto la paura di andare distante. Infatti la scelta poi di andare in Turchia a 23 anni, 24, non so, non mi ricordo esattamente quanti ne avevo, è stata molto semplice, anzi ero eccitatissima da questa cosa, perché è un'esperienza, come hai detto tu, che in realtà non aveva mai fatto nessuno, mi piaceva essere una delle prime anche, non mi fanno paura queste cose. Devo dire anche che l'esperienza della Turchia, che è stata la prima, mi ha aiutato tantissimo. Comunque sono andata in una squadra dove siamo arrivate alle Final Four. Abbiamo rischiato di arrivare alle Final Four, abbiamo perso di 2 punti la semifinale, ai quarti, scusa. Però comunque eravamo 7 straniere, partivo sempre in quintetto, comunque avevo un ruolo molto importante nella squadra, e così a quell'età è stata veramente un'esperienza che bellissima, credo una delle più belle di tutta la mia carriera cestistica. Nonché la ciliegina sulla torta è stato quello di cacciare poi la mia squadra, che adesso è diventata la mia squadra, però grandissima rivale a quel tempo, Schio, dall'Eurolega, dalle Final Eight. Infatti ci eravamo scontrati proprio contro di loro, e quella è stata proprio la ciliegina sulla torta a quel momento, ovviamente adesso diventa la mia squadra, però ovviamente era la più grande rivale, perché fino a quel tempo non avevo mai vinto contro Schio, e quindi è stata anche emozionante. Certo. E invece in Spagna? Spagna è stata un'esperienza totalmente diversa, nel senso il livello della squadra era molto più basso, direi anche il campionato in generale non era ai livelli del campionato turco. Però comunque è stata un qualcosa da cui sono riuscita a trarre dei grandi vantaggi, nel senso che mi ha cresciuto come giocatrice a livello più caratteriale, nel senso essendo una delle migliori giocatrici in quella squadra, dovevo prendermi le mie responsabilità più di quanto magari potessi prenderle in una squadra di Eurolega che faceva le Final Eight. Quindi, come tutti sanno, comunque non sono proprio un terminale offensivo, sono Certo. una giocatrice più un difensore, quello che poi mi piace di più è difendere. Però lì ho imparato anche a prendermi un po' di più le mie responsabilità, quindi sono riuscita a trarne dei vantaggi. E ovviamente queste esperienze poi ti hanno permesso anche di arrivare in nazionale, perché hai fatto tutta la trafila delle giovanili, però voglio dire, sicuramente arrivare in nazionale con delle esperienze all'estero ti hanno aiutato anche a porti meglio con le compagne, ma soprattutto con quelli che poi erano i palcoscenici internazionali. Certo, sì, comunque conoscere anche
una cultura diversa da quella italiana ti dà la possibilità di capire anche meglio il gioco una volta che ti trovi in nazionale, di come magari possa essere diverso proprio l'approccio di una squadra estera, di una squadra come la Certo. Spagna, per esempio, in questo caso, rispetto al nostro. Cioè, in realtà anche il campionato, spagnolo è molto veloce, è molto dinamico, esattamente come poi, gioca la nazionale spagnola. Capire e vedere con i miei stessi occhi e vivere con la mia stessa esperienza questa cosa, mi ha dato comunque cioè un bagaglio in più, è stato un bagaglio in più per me che poi sono riuscita comunque a sfruttare in nazionale, ecco. Assolutamente. Tu oggi sei un pilastro appunto della nazionale. Vorrei ricordare con te il 24 giugno 2017. Magari fosse stato un giorno particolare, purtroppo era Italia-Lettonia con Ah, quell'antisportivo a ecco. Cecilia Zandalasini a un passo davvero dal mondiale. Purtroppo non si è riusciti per un errore arbitrale, perché lo possiamo dire in quel caso. Cosa ti è rimasto di amaro di quell'esperienza? E non sono stati dei giorni facili quelli successivi a quella partita. Ci ho pensato tantissimo, a volte ci ripenso tuttora, però quello che mi sono sempre detta, in realtà dico anche alle mie ragazze, che noi non possiamo controllare le decisioni e gli Certo. errori degli altri, perché poi come li facciamo noi, gli errori, li fanno anche gli altri. Quello che è importante e quello che poteva essere importante in quella partita era non trovarsi punto a punto con la Lettonia. E quindi ho sempre, io la vedo più che altro una nostra responsabilità, al di là dell'errore dell'arbitro, noi non eravamo, siamo state responsabili di essere appunto a punto con la Lettonia, perché se non fossimo state appunto a punto con la Lettonia, quell'errore lì sarebbe stato inutile, cioè nel senso non avrebbe inciso sul risultato della partita. Per questo, secondo me, proprio per questo motivo, e questa è una cosa che mi ha insegnato quella partita, è proprio fare attenzione durante tutta la partita, durante tutto l'arco dei 40 minuti, ad ogni azione, ad ogni minimo particolare, ad ogni punto, perché sono poi quelli che fanno la differenza, non gli ultimi secondi. Assolutamente, essere concentrati su tutti e 40 i minuti della gara. Poi nell'Europeo 2019 purtroppo è arrivata l'eliminazione agli ottavi contro la Russia. Anche lì vincere quella partita avrebbe comunque significato potersi poi giocare la qualificazione alle Olimpiadi. Purtroppo sembra che in qualche modo a questa nazionale manca sempre quel pizzico per fare il salto di qualità. Oggi è arrivato il nuovo CT Lardo. Ci parli però dell'esperienza con Capobianco, con Crespi, poi l'interim di Capobianco e adesso cosa può portare Lardo? Allora, una cosa su cui in realtà abbiamo lottato tanto noi giocatrici, credo che a questa nazionale manchi proprio una stabilità, perché poi ogni allenatore ha dato veramente ed è riuscito in quel poco di tempo che ha avuto a tirare comunque fuori qualcosa dalla nazionale, però quello che sentiamo noi giocatrici è che in 2 anni qualsiasi allenatore farebbe fatica a creare comunque un gruppo stabile, un gruppo che abbia delle radici da cui poter basarsi per poi andare, no, a vincere delle partite importanti. Perché il fatto che noi ci conosciamo tutti insieme da 10-15 anni, non so ormai quanti anni sono che giochiamo insieme, però se ogni 2 anni noi cambiamo modo di giocare, siamo anche le Certo. stesse giocatrici, ma abbiamo totalmente dei ruoli diversi ogni 2 anni. E questa cosa ha inciso tantissimo sul nostro modo di giocare, quindi è vero che è una squadra con tante potenzialità, sia offensive che difensive, perché comunque io personalmente in tutte le squadre in cui sono stata, la nazionale è la squadra che difende di più in questo momento, dove io ho mai giocato, anche a livello di club intendo. E quindi cioè, non ci stiamo togliendo le nostre responsabilità, anzi, siamo consapevoli degli errori che abbiamo fatto all'Europeo, alle qualificazioni, contro la Russia, eccetera, eccetera. Però
Quello che chiediamo e abbiamo provato a chiedere è una stabilità con chiunque, perché poi ovviamente come allenatori non si può dire nulla né a Marco Crespi, che comunque ha portato un'intensità fortissima, un carattere, ha creato in realtà il carattere, no, della nostra squadra. Capobianco prima ci ha aiutato ad essere più tecniche, più precise. Però ecco, abbiamo bisogno Di di unire continuità. queste cose, non possiamo essere metà e metà. E per fare questo abbiamo bisogno di tempo, di un progetto, e ovviamente anche noi stiamo diventando un po' anzianotte, quindi diciamo che il tempo è quello che è. Ora speriamo di poter fare qualcosa in queste due partite, perché effettivamente il tempo che ha avuto il nuovo coach non è tanto. Abbiamo purtroppo dovuto saltare un raduno, quindi ancora non ci siamo mai visti. Abbiamo 3 giorni per preparare una partita. Di certo non è semplice, però io personalmente ho tanta fiducia in questa squadra, perché penso davvero che abbia un cuore pazzesco e un carattere da leone. E quindi sono anche contenta, visto che abbiamo parlato con il coach ultimamente, del suo approccio, nel senso molto positivo, molto volenteroso di far bene. Ora speriamo di riuscire a tirar fuori qualcosa, insomma. Beh, Coach Lardo l'ho avuto ospite qualche settimana fa e da questo punto di vista l'ho visto molto carico per questa esperienza in nazionale, perché poi ovviamente indossare la maglia azzurra è sempre un qualcosa di particolare, anche se non si è giocatori, ma si è soltanto allenatori o comunque un dirigente. Intanto ovviamente leggo qualche commento perché arrivano i saluti da Marco Benetti da Schio e poi c'è Valeria Equisetto che sottolineava come il tuo messaggio fosse giusto. Immagino il messaggio dell'essere concentrati 40 minuti e non dover arrivare a giocarsi una partita, punto a punto. Passiamo alla stagione con Schio. Tu l'anno scorso sei arrivato appunto a Schio, diciamo, vi siete più volte quasi incrociati. Prima appunto sottolineavi come l'hai eliminata in Turchia, quando giocavi in Turchia. Nel 2008, quando ti offrirono quella borsa di studio, c'era anche Schio, se non mi sbaglio, che ti voleva. Quindi vi siete più volte rincorsi. Finalmente poi l'estate 2000, l'estate scorsa è servita per incontrarvi finalmente e tu hai detto io sono arrivata qui perché adesso voglio vincere, perché purtroppo diciamo il tuo palmarès parla poco da questo punto di vista. Vero. Cosa ti aspetti da questa stagione a Schio, visto che purtroppo quella dell'anno scorso è stata poi fermata? Ma mi aspetto le stesse cose che mi aspettavo l'anno scorso. Sicuramente sulla carta siamo forse una squadra ancora più forte dello scorso anno, però il problema in questo momento è proprio il potersi assestare, no? Cercare di trovare un equilibrio, che con questa situazione di emergenza Covid iniziamo ad avere delle Certo. difficoltà, perché comunque incide tanto anche la paura di non poter giocare, eccetera, eccetera. Abbiamo avuto, per esempio, anche delle problematiche ultimamente rispetto a questa cosa. Però sicuramente l'Eurolega nella bolla è un po' un'incognita, però a livello italiano spero che possiamo un po' riaffermarci come l'abbiamo fatto l'anno scorso. Questa partita di ieri ci ha portato in vantaggio, quindi per Certo. adesso cerchiamo di mantenere la posizione. Mi aspetto comunque una Cinini un po' più presente, anche se in questi giorni, in queste prime partite, non ho proprio dimostrato questa cosa, però ecco, come ho già detto, sono ancora momenti di assestamento e cerchiamo un po' di capire qual è la direzione della squadra, dobbiamo ancora capirla noi. Ti volevo chiedere appunto sull'incontro di ieri contro la Virtus Bologna. Qualche anno fa la FIP aveva lanciato il progetto, o meglio, aveva chiesto, diciamo, ai club, al maschile, di fornirsi anche di un settore giovanile.
Ovviamente l'esempio più classico è quello della Rayer Venezia, che primeggia in entrambe le categorie. Lo ha fatto la Virtus Bologna da qualche stagione. Quest'anno c'è la Dinamo Sassari. Come vedi tu uno stesso club avere sia la parte maschile che la parte femminile? Cioè può essere un più per il club, anche per crescere, non solo cestisticamente parlando, ma anche proprio come dirigenza, come anche aspetto umano, se vogliamo. Ma sì, assolutamente sì, ovviamente mi trovi dalla parte della persona, ovviamente lo chiedi a me. Per noi è sicuramente un vantaggio avere una società maschile che abbia anche il femminile, proprio come hai detto tu, che, come fa Venezia, Sassari e Bologna. Di certo avere l'appoggio di squadre che hanno in seguito comunque maggiore aiuta anche il nostro basket. Personalmente, a livello di club, ora non facendo parte di un club mai dello staff, eccetera, non so esattamente come funzionano le cose, però a livello umano, esattamente come hai detto tu, può anche passare un messaggio dove dimostra che comunque il club non è solamente un club che si basa solo a livello economico, punto e basta vincere o no, comunque prendere sotto braccio, diciamo così, e far iniziare una realtà femminile che magari anche in questo momento stanno anche un po' faticando, secondo me è una dimostrazione di un club che ci tiene anche non solamente allo sport, insomma, all'esempio, insomma, di una squadra che maschile, che magari può far tornare gli sponsor, eccetera, ma anche a livello umano, perché aiutare una squadra femminile in questo momento, certo, non è una cosa semplice, quindi mi ha fatto molto piacere l'aggiunta, insomma, della squadra di Sassari e anche il progetto che Bologna sta continuando a portare avanti, anche perché hanno dimostrato di essere una bella squadra in questo momento, una delle migliori, appunto. Quindi è bello sapere questa cosa, ci dà anche forza, no? Come giocatrici. E voglio dire, sottolineo anche, ricordo una tua vecchia intervista dove appunto dicevi spesso noi ragazze siamo coccolate. Da questo punto di vista non è un voler essere coccolate, ma credo sia proprio per alzare anche la professionalità del vostro Sì, lavoro. assolutamente sì, perché poi comunque alla fin fine noi facciamo le stesse identiche cose che fanno i Sì. maschi, siamo semplicemente donne, però ci alleniamo 2 volte al giorno e abbiamo anche noi delle regolarità da dover seguire durante la Certo. giornata, cioè non è un allenamento e basta, cioè noi viviamo tutto il giorno rispetto a quello che poi dobbiamo fare in campo, quindi svegliarsi a una certa ora, lavorare a una certa ora, mangiare in determinato modo, comunque tutta la nostra giornata, anche il giorno di riposo fondamentalmente è condizionato Certo, dal nostro lavoro, quindi siamo delle vere professioniste. Poi però assolutamente. E qui potremmo poi aprire la parentesi, la differenza tra professionismo e dilettantismo, che voglio dire, non si tratta poi tanto di dilettantismo da questo punto di vista. Però, per quanto riguarda sempre lo sviluppo del basket femminile, la FIP ha lanciato quello che è il progetto College Italia. Magari se si fosse avuto un progetto del genere una decina d'anni fa, una giocatrice del tuo talento sicuramente forse ne avrebbe fatto parte. Adesso dal di fuori, però, cosa ti sembra? E il College Italia, devo dire che effettivamente, cioè, all'inizio so che per esempio la Spagna fa anche questa cosa, ha fatto questa cosa in precedenza, non so se lo fanno tuttora, però è difficile poter capire bene se non ne fai parte, perché da fuori sembra comunque un buon progetto, un Certo. progetto soprattutto finalizzato, secondo me, oltre alla crescita delle giocatrici, anche a dare un po' un imprinting, no, dell'idea di gioco italiano, che potrà probabilmente aiutare poi in futuro nelle nazionali giovanili, ma anche nella nazionale maggiore. Quello che secondo me sarebbe importante è, oltre al College Italia, comunque dare qualsiasi imprinting si sceglie di fare, però su tutte le squadre a livello nazionale, un qualcosa dove si danno, non so, delle regole, delle idee comunque di gioco anche in tutte le squadre giovanili, così che si possa crescere tutti insieme. Perché a volte credo si dimentichi il fatto che, cioè, si dimentica il fatto che siamo una nazione,
siamo tutti Certo. nella stessa squadra, anche se poi giochiamo contro, siamo tutti nella stessa squadra e quindi la voglia di far crescere una giocatrice che sia nella società A che nella società B dovrebbe essere equivalente. Quindi forse sì, il college italiano è una bella idea, però magari potrebbe anche essere sostenuta da altre idee che vanno proprio a lavorare direttamente sulle società. Non so quanto questo possa essere difficile, perché Certo. ovviamente non ne faccio parte di queste organizzazioni, però mi piace, spesso penso anche a questo. Ricordiamo quindi anche il tuo appuntamento, ovviamente, con il camp estivo, una sorta di camp itinerante. Mi spiegavi che vorresti dislocare un po' in tutta Italia. E ovviamente anche questa è un'idea per poter far sviluppare quello che è il basket in generale, ma soprattutto il basket femminile. Sì, in realtà il camp con cui ho iniziato l'anno scorso, che si chiama 360 Pursuit, è un camp che dal nome proprio va a prendere il basket a 360 gradi, che è poi la mia idea di basket, che come ti spiegavo prima, cioè non è l'allenamento di 2 ore e basta, no? È Certo. dalla mattina alla sera, cioè noi ci prepariamo per poi poter vivere il basket in un determinato modo. Quindi, infatti, nel camp è presente una nutrizionista, una psicologa, si lavora a livello di vision training, si lavora sui dettagli, si fanno, cioè è proprio il basket a 360 gradi proprio perché è uno stile di vita, è quello Certo. che voglio trasmettere ai ragazzi, è questa cosa. Ovviamente, avendoti come ospite, non posso non toccare l'argomento sessismo e magari gli insulti. Leggevo inizio settembre l'episodio che è successo alla povera Carly Lloyd, pallavolista, che è rimasta incinta ed è stata riempita di insulti per questo. Ovviamente, voglio dire, siete donne, è vero, però avete anche la vostra vita, non fate solo le sportive da questo punto di vista. Quindi, voglio dire, anche in quel caso una donna si deve realizzare. Questo sottolinea un po' come in Italia magari ci sia un po' di mancanza di cultura sportiva, che spesso viene anche appresa a scuola, però se a scuola fai poco sport, magari di riflesso non ce l'hai poi nella vita quotidiana. Qual è la tua opinione per quanto riguarda appunto, diciamo, il sessismo, gli insulti che magari, non lo so, spero di no, che abbia potuto ricevere nella tua carriera? No, io personalmente non ne ho mai ricevuti, però posso capire, anche se non profondamente, il punto di vista di chi purtroppo si è ritrovato in quella situazione sgradevole, perché comunque, come dici tu, siamo donne e anche noi, come gli uomini, abbiamo una vita. Certo. Purtroppo, se le nostre conseguenze sono diverse da quelle degli uomini, non dipendono da noi. Quello che voglio dire più che altro è che, come hai detto tu esattamente, è una questione di cultura che purtroppo ci sarà un passaggio. Spero che adesso questi, noi, la mia generazione, rappresentiamo quel passaggio dove poi si potrà finalmente arrivare a una parità. Purtroppo, come ogni cosa, qualcuno deve pur soffrire. È vero Certo. che è brutto dover dire che adesso siamo noi, però io ho sempre lottato contro questa cosa e lotterò in continuazione, ma anche in tutte le squadre dove sono, personalmente, non c'è nessuno che si tira indietro. E secondo me questo è anche già un bellissimo passo in avanti, perché vuol dire che qualcuno inizia ad ascoltarci, qualcuno inizia Certo. a prenderci in considerazione, quindi noi giocatrici, noi donne, iniziamo ad avere anche un po' più coraggio. Quindi questa cosa mi dà Certo. la positività di pensare che forse le cose stanno un po' cambiando, nonostante purtroppo ancora queste cose accadano comunque. Ovviamente essere spalleggiate aiuta anche a farsi sentire di più da questo Sì, punto di vista. sì, sì. Però con te voglio ritornare all'estate 2009, perché su suggerimento dell'amico e collega
Domenico Landolfo, ci siamo ricordati di una gara 3 di Pomezia persa ai playoff contro Napoli. Una gara 3 dove tu piangesti parecchio. Da quelle lacrime, voglio dire, con i sogni da avverare, ti saresti mai aspettata poi la carriera che hai fatto? Devo dire che sono sempre stata una giocatrice che è stata più presente nel presente che nel futuro o nel passato, nel Sì. Vivere senso mi piace tenermi le sconfitte. il momento. Esatto, vivere nel momento, esatto. E quindi non lo so, quelle lacrime erano più sì, di sconfitta Sì. fondamentalmente. E no, probabilmente non mi sono mai immaginata, non ci avevo probabilmente neanche mai pensato, però quando gioco una finale, già da quando giocavo a Pomezia, che comunque era abbastanza giovane, ho sempre sognato di poter portare la mia squadra al di là di chi avevo davanti a una vittoria, e questa cosa Certo. probabilmente mi ha condizionato anche la carriera, no? La competitività. Mi ha probabilmente aiutato ad arrivare dove sono. Sogni da realizzare ancora? Qualcuno? Beh, Dio, sogni da realizzare, a parte quello di vincere lo scudetto, che penso che ce l'abbiano tutti quelli che giocano, insomma. Certo. Ce n'è uno in particolare che me lo porto dietro da quando sono piccola, è proprio giocare con la squadra con scritto Roma. Ok. Giallo-rosso, sì, è una cosa che ho sempre sognato, infatti c'è stato per esempio un torneo a Roma quest'estate, torneo l'hanno chiamato, insomma, Roma Sud, Roma Nord, e io sono di Roma Sud, è stato bellissimo ricevere la maglietta con scritto Roma Sud, è stata una cosa bellissima, però Certo. sì, quello era Perfetto. il sogno. Perfetto. Beh, abbiamo passato la mezz'ora, non siamo arrivati all'overtime della partita di ieri Schio-Virtus, però spero siano stati 30 minuti di una bella chiacchierata. Sì, decisamente sì, anche dei bei ricordi, direi. Ok. Ovviamente ti ringrazio per aver accettato l'invito, ringrazio ovviamente l'ufficio stampa del club Famila Schio per la disponibilità e magari ci risentiamo quando avvierai il progetto del camp itinerante, Ok, così ci aggiorni un po'. Perfetto, grazie ancora a Sabrina Cinili e ovviamente ricordo per chi volesse rivedere la puntata, pagina Facebook Basket Time Out, canale YouTube Giovanni Boccero. Buona serata. buona serata anche a te.